che fanno un amarone diverso, con note balsamiche molto più accentuate rispetto ad altre zone della Valpolicella, magari più conosciute, eccetera. Per capirci, quella è la zona della Val di Lasi, dove c'è anche un certo Romano dal Forno, no? Ma dove c'è anche una cantina che si chiama Roccolo dei Grassi, che Marco Gatti ha messo ai vertici. Quindi questa è una zona emergente, no? Dove si è concentrata l'attenzione, no, di tanti esperti, di tanti consumatori, e da poco c'è anche un'azienda che si chiama Intamasotti. Allora, abbiamo con noi Sabina, che è una che non ha tanta voglia di lavorare, perché ha fatto le 3:30 di notte, no? Nel senso che frequenta la bottega del vino di Verona, anzi lavora alla bottega del vino di Verona da 5 anni, e quindi conosce molto bene l'amarone, conosce i gusti soprattutto dei consumatori, cioè ha la possibilità di avere un test da questo punto di vista. Però quando torna a Mezzane, lei torna in una oasi